Ciao, sono Francesca Fabiano e sono una nuova giocatrice della Sampdoria Women. Sono un portiere. Quando ho iniziato a giocare a calcio ero un difensore, ero in seconda elementare e in quarto ho partecipato al torneo Ravano e nella squadra mancava un portiere, nessuno voleva farlo, allora ho deciso di fare questa pazzia e da allora non mi sono più stancata di questo ruolo che mi ha fatto veramente innamorare. Sono di Genova, ho 19 anni, ho iniziato a giocare con i maschietti in piazza quando eravamo piccolini. E la mia prima squadra femminile è stata Nuolasana perché era la squadra più vicina a casa. E i miei in questi anni mi hanno sempre supportato fin dall'inizio e mi hanno lasciato sempre libera scelta su qualunque cosa. E anzi, mio padre mi portava a tutti gli allenamenti, a tutte le partite e è sempre stato il mio primo tifoso. Dopo il Nuolasana sono andata alla Sampdoria dove ho fatto un anno nelle giovanili e poi mi sono trasferita a Empoli, ho fatto 2 anni fuori casa, è stata la mia prima esperienza e dall'Empoli ho fatto un anno alla Torres l'anno scorso e adesso sono tornata a casa alla Samp. L'anno scorso con la Torres abbiamo affrontato la Sampdoria in Coppa Italia e poter giocare contro comunque la mia squadra del cuore è stato un insieme di emozioni fortissime, perché da una parte volevo dimostrare tanto e dall'altra però il cuore è sempre il cuore. Sono felice di essere tornata a casa e di essere venuta alla Sampdoria, di poter far parte di questo progetto. Da tifosa sono anche molto contenta di indossare questi colori perché per me è un'emozione fortissima. In ritiro ho avuto modo di conoscere meglio le mie compagne con le quali mi trovo molto bene e anche col mister mi trovo molto bene. Avevo già avuto modo da piccolina di allenarmi con il preparatore dei portieri, con Fabrizio Casazza e sono molto contenta di averlo ritrovato perché è una persona con cui mi trovo molto bene e mi piace molto come allena e spero di poter crescere molto con lui quest'anno. Adesso con l'avvento del professionismo noi giovani possiamo pensare al calcio come un futuro lavoro, come comunque qualcosa per cui poter vivere. Io al momento vivo giorno per giorno, per cui non riesco a immaginarmi fra 10 anni calciatrice, non lo so come sarà. Al momento mi vivo la giornata, io voglio divertirmi e spero di potermi divertire tanto. Il nostro obiettivo quest'anno è quello di raggiungere la salvezza il prima possibile. Sarà un campionato duro sicuramente, è molto competitivo. E personalmente il mio sogno più grande è quello di fare l'esordio con questa maglietta che sono i miei colori alla fine, quindi spero di farlo il prima possibile.